Buonasera a tutti voi, grazie di esserci ai nostri ospiti che di qui a poco presento e al pubblico che ci segue. Talk for 5G, lì dove for sta per Fondazione Ottimisti e Razionali, di cui io sono il presidente, 5G sta per 5G e talk per talk. Nel senso che parleremo stasera e in un ciclo di eventi che insieme a Inuit abbiamo come fondazione organizzato, parleremo di 5G. Non tanto nei suoi aspetti generali. Tutti quanti voi sapete che sul tema per mesi e mesi, anche forse per un po' di tempo in più, c'è stata molta polemica, diciamo, su che cosa fosse questo 5G, se fosse il caso oppure no, diciamo, di appassionarsi a questa nuova tecnologia. Ora, diciamo, ci sembra che siano un po', questa fase sia un po' superata, nel senso che stiamo tutti quanti noi più saggiamente cominciando a conoscere, almeno teoricamente, quali sono i grandissimi vantaggi che questa tecnologia apporterà nel nostro lavoro, nella nostra vita in generale, e il motivo di questo ciclo di eventi che noi stasera iniziamo è proprio questo, è di fare comprendere che cosa comporterà l'avvento progressivo della tecnologia del 5G. Lo faremo stasera in una discussione, diciamo, generale, perché cercheremo di capire insieme ai nostri ospiti come è possibile coinvolgere le comunità locali nella adozione di questa tecnologia. Lo faremo poi negli appuntamenti successivi parlando di vari segmenti, di vari settori della nostra esistenza in cui poi il 5G mostrerà a tutti i suoi, le sue potenzialità, i suoi vantaggi. Quindi parleremo di turismo, parleremo di salute, parleremo di università, parleremo di smart cities, affronteremo appunto diversi aspetti del tema. Saranno 6 in tutto questi eventi che si svolgeranno nei mesi prossimi. Allora, stasera abbiamo detto cominciamo con questo, come dire, con questa discussione un po' più generale. I nostri ospiti ve li presento tutti, o meglio non tutti, perché un paio di loro sono in arrivo. Abbiamo con noi il professor Gabriele Falciasecca, che è un professore emerito e notissimo, diciamo, che si è occupato tutta quanta la sua vita molto di elettromagnetismo, è stato anche presidente della Fondazione Marconi e che farà un breve excursus, diciamo, generale sulla tematica del 5G. Poi caleremo nelle realtà locali con Marco Lombardo, assessore al comune di Bologna, che sta facendo concretamente una esperienza, diciamo, di costruzione di un dialogo con la cittadinanza intorno alla installazione e all'adozione delle tecnologie del 5G, e con Marco Bussone, che è presidente dell'UNCEM, cioè delle comunità dell'Unione delle Comunità Montane, che da tempo appassionato al tema, nel senso che chiede che poi l'adozione di questa tecnologia non sia riservata solamente alle grandi città, alle grandi metropoli, ma a tutto quanto il tessuto, diciamo, del nostro paese, che ha tutte anche le complessità di tipo geografiche che conoscete bene. Infine, per chiudere questa prima parte, ci sarà Yolanda Romano con noi, che è fondatrice di Avventure Urbane, una mediatrice di conflitti pubblici. Peraltro è stata anche commissaria al Terzo Valico, quindi nessuno meglio di lei può dirci qual è il modo più giusto per approcciarsi alla collettività, all'opinione pubblica, nel momento in cui si tratta di portare un'infrastruttura, una tecnologia nuova. Concluderemo in bellezza con due parlamentari che sono Giorgio Mulet e Enza Bruno Bossio, che sono due amici che saluto con particolare calore, e che ci diranno la loro. Entrambi sono parlamentari, starei per dire molto ben schierati su questo tema, ma non è un problema di schieramenti, nel senso che si sono
occupati e si occupano di questa tecnologia, diciamo, dell'avvento del 5G da posizioni molto orientate al buon senso e che hanno visto da sempre con favore l'adozione di questa tecnologia. Infine, l'incontro sarà concluso da Michelangelo Suigo, che è il responsabile delle relazioni istituzionali esterne di INWIT, che appunto ha promosso insieme alla Fondazione questo incontro. Io ho perso un sacco di tempo per ora, perché però dovevo presentarmi, diciamo, e dire qualche parola su questi eventi che stasera avviamo, ma adesso, con il vostro permesso, do la parola a Gabriele Falciasecca, che introduce questo incontro. Grazie a tutti per la presenza. Vada, professore. Bene, allora buon pomeriggio a tutti quanti. Ringrazio gli organizzatori, naturalmente. Se mi permettete una piccola battuta, in questo periodo essere contemporaneamente ottimisti e razionali vuol dire che si è proprio molto ottimisti. Ma io mi iscrivo a questa schiera perché tanto ho accettato con entusiasmo questo invito, poi mi sono subito pentito, devo dire, perché mi sono anche domandato, ma insomma io adesso vado e racconterò un pochettino delle cose della mia esperienza, no? Chissà se interessa. E allora mi è venuta in mente una bella frase di George Bernard Shaw che diceva: l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno imparato niente. E allora, beh, speriamo che sia solo una battuta, perché sennò poi anche la scienza che cosa ci sta a fare, non lo so, e quindi vado avanti. Liberi poi i più giovani di infischiarsene di quello che dico e andare avanti per la loro strada, se credono che non serva tanto. Ecco, io ho preparato un intervento soprattutto su quella che potremmo definire la dark side del 5G, anche perché c'era questo nel titolo c'erano le fake news, eccetera, eccetera. Ecco, allora direi che su questo punto, diciamo che le bufale online, ecco, hanno, per quanto riguarda il radiomobile, da sempre, diciamo, un'origine che non può far accumulare queste fake news, che so io, quelle dei terrapiattisti, oppure altre cose, l'uomo non è mai andato sulla Luna, eccetera, eccetera. Ecco, ma più che altro, piuttosto, ecco, se vogliamo, magari alla paura dell'ignoto che c'è anche nei Novax. Ecco, il punto cruciale è che c'è una grande paura dell'ignoto, perché, lasciatemelo dire, i campi elettromagnetici sono veramente una cosa ignota. Io più di 30 anni, 40 anni che ho insegnato campi elettromagnetici e capisco che non sia veramente semplice comprendere come funzionano. E allora, devo dire, il problema è prima di tutto un problema irrazionale. Poi vedremo alla fine la parte razionale del mio intervento, ma è irrazionale. Io ricordo quando col GSM c'è stata la prima invasione delle antenne nelle città, no? C'erano dei cittadini che aprivano la mattina la finestra, si trovavano davanti un'antenna che era stata calata durante la notte con l'elicottero. Oltretutto, se qualcuno si ricorda, le prime antenne erano molto grandi e anche un po' incombenti, piegate in avanti. Insomma, veramente era una situazione psicologicamente difficile. C'è ancora per Bologna una cara signora che, di fronte ad una situazione di questo genere, immediatamente è diventata la grande nemica di ogni forma di onde elettromagnetiche, che si è sentita proprio come violentata psicologicamente. Ecco, e da qui si origina questo qualcosa, voglio dire. Quindi una prima risposta a questo deve giocare non su un piano razionale, ma sul piano della suggestione. Dovremmo cercare, come in qualche modo dirò, di far vedere, e qui entriamo anche nelle cose utili, qual è il grosso vantaggio di utilizzare le onde elettromagnetiche e il 5G
per la popolazione comune. E aggiungo che se andiamo ancora più indietro, l'origine di queste preoccupazioni è nata addirittura con la radio. Nel 1898, scusate se vado ancora più indietro, quando Guglielmo Marconi fece la prima trasmissione attraverso la Manica, a Vimereux, dove c'aveva il suo laboratorio, un esagitato entrò con una pistola in mano e cercò di interrompere le trasmissioni perché diceva che gli stavano facendo male e che non riusciva più a stare tranquillo, a dormire, eccetera, eccetera. Ecco, sembra sia stato rabbonito, sembra, con la promessa che avrebbe potuto essere guarito attraverso l'uso delle onde elettromagnetiche e dell'elettricità. E qui c'è una doppia suggestione da tenere presente. Uno, fin da subito sono nati gli ipersensibili, che scientificamente sappiamo che non ci sono, ma peraltro stanno male. E questo è fuori di dubbio. Non ci sono, ma stanno male. Quindi bisogna affrontare il problema in un modo diverso dal razionale. Diciamo che, se si vuole, io non credo di avere mai conosciuto qualcuno che ha smesso di aver paura di volare perché gli hanno fatto vedere delle belle statistiche. Semmai uno poi al malincuore si prende l'aereo perché o lo deve prendere per lavoro e allora c'è il guadagno, oppure è la spinta per andare a vedere dei paesi lontani è così forte che si prende anche l'aereo. Ecco, ma tornerei al discorso della grande utilità, dei benefici che vanno presentati nel modo giusto. Dal punto di vista delle terapie, per esempio, ci sono parecchie iniziative in questo momento di ricerca che sono in grado di dimostrare che ci sono anche tutta una serie di effetti positivi, e questo, tra le tante cose, è una cosa da considerare. Ma poi io direi, e faccio la domanda a me stesso, ma la faccio a tutti, e credo che le prossime prossimi incontri organizzati dalla Fondazione potranno dare delle risposte. Io non sono molto convinto che fino ad adesso abbiamo presentato i benefici del 5G nella maniera più corretta, nella maniera migliore, no? Aggiungo che dal punto di vista delle aziende piccole e medie, che sono il primo punto di attacco per quanto riguarda il 5G, le prime che utilizzeranno questa tecnologia saranno nel settore business. Ecco, c'è uno studio recentissimo che sostiene che circa l'80% delle piccole e medie imprese non hanno ancora capito a che cosa serve il 5G. Devo dire, niente di nuovo, perché guardando indietro, quando è arrivato il GSM, onestamente c'era della gente che pensava che in fondo le cabine telefoniche potevano anche continuare ad essere usate. E se non vi bastano le cabine telefoniche, adesso qui c'è qualcuno che magari ha una certa età, forse si ricorda il progetto Fido, su cui la SIP di allora ha investito un sacco di soldi, che era una specie di citofonia estesa, ha dimostrato che non si era capito per niente che il futuro della comunicazione mobile era nella comunicazione personale. Quindi non è facile trovare subito, quando è il momento, la via giusta. Lo stesso MTS, guardate che dal punto di vista tecnologico dava già la possibilità di aprirci il mondo delle app, solo che bisognava passare dall'attenzione alla rete all'attenzione ai terminali. E quello era un passaggio inimmaginabile probabilmente per allora. Abbiamo dovuto aspettare la Apple, solo che dopo la Apple e altri hanno spostato anche il valore dalla rete ai terminali e siamo finiti in mano agli OTT, come ben sappiamo. Bene, una delle cose più critiche naturalmente sono le antenne in giro per il territorio, e io mi ricordo anche qui, avevo cominciato a sostenere che si potevano anche mimetizzare bene. Per inciso, a Bologna ce ne sono alcune nel centro storico che non si vedono proprio. Mi sembrava che, secondo la massima, occhio non vede, cuore non duole, potesse essere anche una soluzione. Apri di cielo,
abbiamo cominciato a sentire dire, ecco, vedete, adesso non le fate neanche più vedere, così non sappiamo neanche che ci sono, e chissà cosa combinano gli operatori. Allora, ovviamente anche questa è un'obiezione, no, non è sensata come tante altre, però è indice di una cosa che è quella che vi voglio ancora raccontare. Nel periodo di avvio del GSM mi è capitato più volte, ahimè, devo dire, sono cose che non ricordo con grande piacere, di partecipare a delle assemblee di quartiere per spiegare ai cittadini che cos'è che gli aspettava, questo e quell'altro. Ero quasi sempre accompagnato da un tecnico dell'ARPA nostra regionale. Allora, sapete che il primo quarto d'ora di ogni intervento, di ogni riunione, lo dovevo passare a cercare di convincere i cittadini che il tecnico che era a fianco a me era il loro difensore e non un imbroglione che si metteva d'accordo con i gestori per fargli sapere per tempo che andavano a fare le misure, eccetera. Guardate, i tempi allora sembrano lontani, ma questo sentimento della mancanza di fiducia nelle istituzioni e nello Stato, gli italiani ce l'hanno ancora. Ce l'hanno ancora, e poi assieme a tutti gli altri in Europa hanno anche l'altra questione, ahimè, che è quella di avere una scarsa conoscenza delle metodologie scientifiche. Io devo aver fatto cadere un foglio. Lo scientifico è molto poco noto alla popolazione e fra le altre cose devo dire che anche l'ultimo periodo purtroppo della pandemia con la hit parade dei virologi non ci ha aiutato a farlo capire, perché ce n'erano di ogni tipo con opinioni diverse e la gente naturalmente ha cominciato a pensare che si poteva scegliere a piacere il virologo più simpatico o quello che diceva le cose che ci piaceva, che dicevano di più. E quindi non siamo entrati nel processo scientifico, che è invece qualche cosa di collettivo e non individuale. Bene, allora ci appoggiamo razionalmente all'ICNIRP, questa istituzione per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, che potrebbe essere, se gli italiani capiscono appunto come funziona la scienza, il riferimento. Però qui bisogna fare un'azione anche nei confronti delle scuole, io suggerisco, ma anche in altro modo, per riuscire a far comprendere come funziona la scienza. Altrimenti poi ci sentiamo dire che anche un'istituzione come il CNIRP e anche a suo tempo l'Organizzazione Mondiale di Sanità, che è finita in mezzo più in generale alle polemiche della pandemia, è una specie di combriccola, e che per esempio il concetto della peer review è semplicemente che gli scienziati dominanti fanno un po' quello che vogliono, e anche questo fa parte dei vari problemi. Va bene, allora la suggestione è la prima cosa da tenere presente per superare questi inconvenienti. Poi, per finire, Presidente, con una cosa razionale, finalmente, faccio riferimento adesso ad una questione abbastanza recente, una cosa che mi sta molto a cuore e che potrebbe essere una proposta. Non ho parlato fino ad adesso della politica, dei politici, tanto tutti sappiamo che fin dall'inizio i politici si sono ritrovati con due atteggiamenti: quelli che erano al governo erano preoccupati di far rispettare le leggi e di portare avanti le iniziative dei gestori, quelli che erano invece all'opposizione, qualunque colore avessero, a livello locale o nazionale, invece cercavano un po' di, diciamo, di approfittare per avere della situazione, per avere un po' di consenso. Ecco, il risultato, che io non biasimo perché ho visto come è venuto fuori, è una legge che in questo momento, oltre ad avere alcuni problemi pratici, è totalmente al di fuori della comunità scientifica, al di fuori del metodo scientifico. Ora, nel 2019, l'ICNIRP, che ho appena citato, ha
licenziato le sue nuove linee guida, le guidelines, che ribadiscono in modo ancora più approfondito e a distanza di parecchio tempo, parecchi anni rispetto alla precedente edizione, qual è il razionale col quale si devono riuscire a trovare le limitazioni. Quindi un razionale molto preciso che parte dall'identificazione del danno accertato, qualunque esso sia, passa attraverso le restrizioni di base, che sono quelle restrizioni che impediscono che ci sia il danno, e infine si arriva ai livelli e ai valori di riferimento, le grandezze di riferimento, che sono, non so, 20 volt, 6 volt per metro, eccetera. Noi in Italia non abbiamo questo passaggio, e questo secondo me rende la vita difficile un pochettino a tutti. E la mia proposta è questa, che si approfitti di queste nuove guidelines, relativamente nuove, per mettere mano a questa legge e farla uscire da questa specie di limbo scientifico e riportarla inizialmente, magari anche non toccando i limiti finali, che è molto complicato, ma riportandola all'interno dell'alveo scientifico. Questo avrebbe un grosso vantaggio, se poi qualche politico coraggioso ha voglia di pensarci, sono a disposizione, con me credo, tutti i colleghi dell'ICEM, che è il centro interuniversitario che si occupa della ricerca su queste problematiche, perché, fra le altre cose, questo ci avvicinerebbe all'Europa. Finisco con una speranza, un po' di ottimismo finale. Visto che in questo momento abbiamo un Presidente del Consiglio che sembra che sia in grado di fare tutto, e chi lo sa che con l'idea che se questa legge viene ritoccata, viene riportata al razionale scientifico, ci porta anche di nuovo in Europa, perché adesso siamo fuori, in questo settore siamo fuori dall'Europa, ecco, chi lo sa che a questo punto abbiamo finalmente l'occasione per riprendere questo discorso. Io credo, e finisco con una raccomandazione anche a tutti gli operatori economici, che questa sia la via maestra, non tenterei invece altre strade, che sono quelle che magari sono state tentate, di dire bisogna aumentare i limiti perché sennò il 5G costa troppo, cose di questo genere, che non fanno presa, secondo me non sono neanche sostenibili dal punto di vista politico. Ecco, per questa strada io credo che si possa riuscire anche a dare lo spazio giusto per lo sviluppo di una tecnologia che dal punto di vista elettromagnetico non ha poi tantissime cose così nuove come si vuole far credere, diciamo, secondo certi ragionamenti. Poi sarà compito nostro invece far vedere che ci sono delle grandissime novità, e torno al discorso di prima, dei benefici, che dobbiamo far capire bene. Io vi ringrazio e adesso sto a ascoltare voi. Professore, io la ringrazio davvero, oltre che per tutte quante le cose giuste che ha detto, per la leggerezza, mi permetto di dire, e la semplicità con cui le ha dette, perché è un discorso, diciamo, di un alto specialista che però ha detto in parole semplicissime un po' come stanno le cose. Detto questo, e questa la mia non è che è una posizione tifosa, diciamo così, anche se presiedendo una fondazione che appunto si definisce ottimista e razionale, diciamo, per forza di cose i suoi argomenti mi toccano un po' al cuore, diciamo. Detto questo, vediamo un attimo le esperienze pratiche adesso che si stanno iniziando a fare sul territorio di coinvolgimento della pubblica opinione sulla tematica del 5G. Quella che al momento, perlomeno per quelle che conosco, è la più significativa, la sta facendo il Comune di Bologna con l'assessore Marco. Tutto quello che di buono succede a Bologna, che dobbiamo fare? È così. E quindi do la parola a Marco Lombardo, che è assessore al Comune di Bologna, che è molto avanti, diciamo, nella definizione di un rapporto corretto e continuativo con l'opinione pubblica. Adesso Marco ci spiega in che modo sta operando. Grazie. Grazie a Claudio Velardi per le belle parole e anche per l'invito. Anch'io, come il professor Falciasecca, partirei da una valutazione sull'invito di una fondazione che si chiama Ottimisti e Razionali. Per essere ottimisti e razionali
in questo momento inedito della storia del genere umano, bisogna avere fiducia. Bisogna avere fiducia nella scienza e nella conoscenza. Bisogna avere fiducia nella politica e nelle istituzioni. Bisogna avere fiducia anche nei cittadini e nella cittadinanza. Mi rendo conto che non sempre questi corpi o questi soggetti meritano la nostra fiducia, però noi dobbiamo far sì che la fiducia possa essere il motore per essere ottimisti e razionali nel pensare al futuro, anche su un tema come quello del 5G. Io non so se di 5G se ne sia parlato troppo o poco in Italia, credo però che se ne sia parlato male, e mi spiego perché. Perché credo che procedere per monologhi paralleli, da un lato raccontando le capacità salvifiche del 5G o della nuova tecnologia, e dall'altro demonizzando la nuova tecnologia come foriera di tutti i mali, non sia utile a progredire. E quello che ci siamo impegnati a fare come Comune di Bologna è riportare questi monologhi su un tavolo di dialogo, nella consapevolezza che non è facile porre in dialogo punti di vista diversi. Io ho partecipato a diverse delle riunioni di quartiere che prima citava il professor Falciasecca, quindi in diverse occasioni mi sono dovuto confrontare con le preoccupazioni dei cittadini. E però, se non riportiamo il tema sul piano della razionalità, sul piano della scienza e del piano della conoscenza, il rischio è che poi i cittadini si formulino la propria verità magari andandola a ricercare su internet, e questo è problematico per poi procedere su un piano razionale. E allora come poter affrontare questo tema? Da un lato invitando gli operatori economici a spiegare quali sono le opportunità in termini di nuove attività produttive, nuove attività di impresa, lavori digitali che possono nascere dall'utilizzo della nuova tecnologia. E come voi sapete, la situazione che stiamo attraversando, dal tema della telemedicina al tema di un nuovo welfare al tema dello smart working, danno tante possibilità di spiegare, per esempio, che cos'è davvero Internet delle cose, quali sono le opportunità dal punto di vista imprenditoriali e occupazionali. Dall'altro lato, cercare di minimizzare le preoccupazioni dei cittadini. Faccio alcuni esempi concreti così ci capiamo. Se noi interpretiamo la trasparenza solo come un obbligo procedurale, un obbligo ex lege, evitiamo di cogliere invece quello che può essere la grande opportunità della trasparenza, cioè far vedere che siamo dentro i parametri stabiliti dalla normativa nazionale, per esempio sul rispetto dei 6 volt metro. I cittadini pensano che più antenne ci sono sul territorio, più aumenta l'inquinamento elettromagnetico, mentre voi sapete perfettamente che l'autorizzazione viene data laddove c'è un rispetto dei parametri normativi stabiliti dalla legge nazionale e della legge europea. Per fare questo, il compito della politica non è quello di delegare ad altri livelli la responsabilità. Cioè non è che un comune o una città metropolitana posso dire ma noi abbiamo le mani legate perché questa cosa è già decisa a livello del Parlamento nazionale, e i parlamentari nazionali dire ma noi abbiamo le mani legate perché questa cosa è già decisa a livello europeo. Se ciascuno si assume la propria responsabilità e fa sì che si possano fare dei passaggi in avanti, ciascuno dei livelli territoriali può essere governato, e il conflitto a questo punto non viene delegato alle aule dei tribunali, laddove questo determina incertezza, determina allungamento dei tempi e determina inevitabilmente dei costi. L'idea è quello, ed è per questo che ci siamo mossi a partire da un tavolo che è nato come tavolo comunale del 5G e poi è stato esteso come un tavolo metropolitano, a lavorare concertando insieme con gli operatori telefonici e con gli stakeholder portatori di interessi diffusi un piano di localizzazione delle antenne. Non perché ci sia bisogno di inserire ulteriori limiti rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale. Sappiamo perfettamente che la normativa e la giurisprudenza non consentono divieti generalizzati, ma perché la valorizzazione delle comunità territoriali ci consente di governare un processo, di governare un conflitto e di non procedere antenna per antenna, comitato per comitato, ma procedere in maniera, programmata a livello di uno sviluppo
armonioso del territorio. Ecco che qui sta, secondo me, il tema: corretta localizzazione degli impianti, non solo applicazione della normativa e farla scendere a livello territoriale, ma far emergere dal territorio un dialogo che possa essere il più possibile ottimista e razionale. Io credo che questo sia un percorso utile da fare. Mi rendo conto che esce fuori dalla logica Guelfi e Ghibellini, in cui purtroppo come paese siamo storicamente sempre immersi, però davvero questo ci fa progredire, anche evidenziando quelle che possono essere delle criticità per i cittadini che hanno bisogno di essere rassicurati, per esempio sull'uso consapevole della nuova tecnologia, per esempio su quali possono essere i supporti scientifici, perché sono stati fatti degli studi in essere. Non è vero che ci sono, diciamo, c'è la possibilità di esporre i cittadini all'essere cavie. Io credo che di queste tematiche, più noi riusciamo ad affrontare il tema sul binario della razionalità, del dialogo e della concertazione, più riusciamo a governare un conflitto che altrimenti rischia sempre di essere delegato a qualcun altro, sia esso il legislatore nazionale europeo, siano essi i giudici, siano essi i momenti di conflittualità. E credo, e così concludo, che questo sia il momento giusto per farlo, perché tutti noi sappiamo che la pandemia sta determinando un'accelerazione della transizione digitale, però farla riportando la discussione all'interno di un dialogo razionale fondato sulla scienza e la conoscenza è il migliore presidio che noi possiamo avere per esercitare le nostre libertà costituzionali. Grazie tante, grazie a Marco Lombardo. Io poi voglio anche rassicurarvi, insomma, tutti sul fatto che abbiamo tanto pubblico stasera, quindi questo messaggio, diciamo, di razionalità, di fiducia, che di ottimismo, e lo stiamo diffondendo. Questo è quello che mi fa piacere. Adesso passiamo la parola ad un combattente che si chiama Marco Bussone. Combattente perché no? Lui presiede l'Unione Nazionale delle Comunità Montane, quindi di quel pezzo d'Italia che non è metropolitano, che ha più difficoltà del resto del paese con le tecnologie, nel senso che spesso le tecnologie non arrivano. E lui, da quando, diciamo, si è avviata questa discussione pubblica anche sul 5G, ha manifestato delle opinioni a volte anche controcorrente rispetto invece ad altri amministratori locali che sono stati un po' suggestionati, no? Dalle sirene, diciamo, delle preoccupazioni antiscientifiche e così via. E allora per questo è qua, come combattente e testimone, diciamo, di questa battaglia di civiltà. Ti do la parola, grazie per essere. Diciamo che proviamo a stare sul pezzo, amici. Io vi ringrazio per questo invito. Per la possibilità ulteriormente di tornare su un tema, come è stato detto, che come UNCEM, Unione Comuni Montani, ci è particolarmente caro, che non è semplicemente limitato a dove mettiamo, quante antenne mettiamo, ma è un tema che io ritengo particolarmente importante in una fase in cui la democrazia è in un'ansia della sua storia e ha bisogno dell'impegno di tutte le istituzioni, sia quelle centrali, saluto l'onorevole Bruno Bossio, la ringrazio per il lavoro che si sta facendo con tante parti politiche su questi temi. In quest'ansia della democrazia io credo che tutte le istituzioni debbano concorrere a una coesione del paese. E come si fa questa coesione, mi domando con tutti i comuni che fanno parte di UNCEM, 3.800 comuni montani, se non riducendo le disuguaglianze e riducendo le sperequazioni territoriali. Mi sembra che questo sia un grande tema che riguarda il nostro paese, ma riguarda più in generale tutti i paesi occidentali, l'intera Europa, che dicono che devono guardare a un futuro e che dicono insieme come vogliono essere più uniti, più coesi e dunque anche più connessi. UNCEM, lo sa bene Michelangelo Suigo, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto in tante vesti reciproche, ecco, ma sempre insieme abbiamo provato a guidare un percorso, come si diceva qualche volta, anche contro il conformismo e contro un certo un po' stucchevole disinteresse rispetto a quello che è il futuro.
Cioè molti comuni si sono fatti prendere da quella smania di dire no a prescindere, senza informarsi a sufficienza, senza essere adeguatamente formati rispetto alle opportunità. E allora con Astel, con Anfov, con tanti altri amici abbiamo dovuto in qualche modo rimettere in fila gli addendi e rimettere i punti in linea per arrivare a comporre un percorso che fosse il più possibile orientato al futuro e non al passato. Come molti di voi abbiamo letto tutti quella provocazione del piccolo mondo antico che dalle colonne della stampa faceva dire al giornalista: ma dove volete andare, piccoli comuni, che dite di no al 5G? Noi più che dire di no o di sì abbiamo detto che noi vogliamo stare in un percorso dove riduciamo il digital divide, che è un problema legato alle competenze, lo sappiamo bene, legato alle opportunità e a chi ha diritto e a chi ha accesso e chi invece deve essere agevolato in un percorso di accessibilità. Ma è anche legato alla mancanza di infrastrutturazione, che in troppe aree del paese ci vede remare contro una serie di ostacoli burocratici, normativi, non sempre con la mancanza di risorse. Il piano bando ultralarga ha 3 miliardi che si stanno investendo e guarda un po', però è in ritardo di 2 anni, e noi su questo denunciamo che i ritardi sono troppo gravi, così come denunciamo che 1200 comuni in Italia, l'avrete già sentito ma lo ripeterò alla nausea, 1200 comuni in Italia ci segnalano che hanno problemi a telefonare con il 4G. E allora dobbiamo capire come lo Stato interviene, come si uniscono le forze per dare a quelle aree, a quei territori, dei nuovi diritti di cittadinanza. Io credo che di questo stiamo parlando, ottimisti e razionali. Razionali siamo quando riusciamo a dare nuovi servizi e nuove opportunità a quelle aree che troppo spesso sono considerate il margine, la periferia dell'impero, là sugli ultimi gli sfigati. Perché dargli il 5G? Perché investire in infrastrutture quando gli operatori di telefonia, anche privati, ci dicono che non conviene arrivare? Invece dobbiamo guidare, io credo, un percorso che dice: con quegli operatori stringiamo un patto fra pubblico, lo Stato, e il privato, appunto le telco, per dire come arriviamo anche lì. Quando siamo di fronte al PNRR, siamo di fronte alle nuove opportunità che verranno, non mi lascia perplesso l'avere risorse. Le risorse le avremo, in questo paese ci saranno le risorse da investire su questo fronte. Sono preoccupato rispetto a dove le andremo a investire, a quali parti di paese porteremo nel 5, 6G o 7G, che dir si voglia. Dove lo portiamo quel margine che non è margine? Dove lo portiamo con nuove opportunità per le start-up, per le imprese, per le persone che si vogliono trasferire, che anche durante il lockdown hanno scoperto che lì si vive meglio? E allora lì dobbiamo dare risposte operative, immediate, con un patto. Un patto che ci ha visti muoverci con le compagnie telefoniche e dire: investiamo su quel territorio, proviamo a dire dove il 5G arriva e quali nuovi servizi portiamo e come l'IoT trasforma la pubblica amministrazione piuttosto che le imprese. È un patto che ci fa dire, ad esempio con Inuit, proviamo a superare le difficoltà burocratiche, perché per mettere un palo io non posso sopportare, scusatemi lo sfogo, forse un po' ribelle, sì, un po' combattente, non posso però sopportare che la sovrintendenza di turno mi dica: no, lì c'è il cimitero, quindi a Carrega Ligure ti devi spostare perché lì non possiamo mettere quel palo di 15 metri. Ora, gli steccati ideologici e un po' di imbarazzo va superato anche nel dire che abbiamo bisogno di semplificazione normativa. Ecco, quel palo va messo perché fa parte appunto della garanzia di diritti di cittadinanza che noi dobbiamo assicurare anche in quel paese, Carrega Ligure, che è uno dei paesi con minor densità di popolazione in Italia. Credo che su questo un percorso avviato, e chiudo, un percorso avviato culturale, sinergico, fra diversi livelli istituzionali, a partire appunto dal Parlamento, con deputati che ci credono, che si battono anche su per un determinato percorso, con gli enti locali che guidiamo nel comprendere di cosa stiamo parlando. Non a caso abbiamo pubblicato con Anfov, con Nicola Pasquino, una guida che spiega agli amministratori cosa c'è in gioco. Perché se non lo sanno dobbiamo spiegarglielo, dobbiamo avere anche la capacità di dire: no, quella delibera che hai fatto non è adeguata alla fase che stiamo vivendo, non è adeguata a un paese coeso e unito che guarda al suo prossimo futuro.
Allora io credo che in questa mobilitazione anche culturale noi abbiamo una mobilitazione istituzionale e politica che ci dice che nessuno rimane indietro, anche sul 5G e anche nel vincere un digital divide che per me è un problema gravissimo che non può invece essere mantenuto in questo paese che guarda a un percorso più coeso, più unito e più forte. Grazie. Grazie. Grazie a Marco Bussone. A proposito di rete, di infrastruttura, abbiamo avuto anche un piccolo calo di rete, abbiamo avuto un momentaneo calo di rete anche noi, dimostrazione diciamo di quanto sia necessaria un'armatura infrastrutturale tecnologica solidissima che purtroppo ancora non abbiamo, però siete sempre tutti quanti lì, state seguendo, tranquilli, forti. Allora, adesso Yolanda Romano ci spiega come si fa, cioè come si fa a intessere il miglior dialogo possibile con l'opinione pubblica su questa o su altre tematiche che hanno una loro complessità. Prego, Yolanda Romano, fondatrice di Avventure Urbane, mediatrice dei conflitti pubblici, abbiamo già detto prima. Vai Yolanda. Grazie Claudio, buonasera a tutti. Ho ascoltato con interesse questi primi momenti di conversazione su questo tema abbastanza nuovo e interessante, meno dibattuto di altri, concordo, e ho sentito molto spesso usare il termine razionalità, razionale scientifico, e anche voi stessi nella fondazione usate questo termine nello stesso nome, no? Ottimisti e razionali, come se di razionalità ce ne fosse solo una. Allora, la prima cosa che mi piacerebbe dire è che ognuno di noi ha la sua razionalità. Noi mediatrici e mediatori dei conflitti pubblici abbiamo un ruolo di servizio rispetto alle diverse razionalità, quindi i metodi, il come si fa a organizzare una discussione su temi controversi partono sempre da alcuni principi, alcuni li ho già sentiti richiamare dall'assessore di Bologna, sul cui intervento mi sembra ci sono molti punti di contatto. Primo, occorre prendere sul serio le preoccupazioni dei cittadini. E perché occorre prenderle sul serio? Perché conviene. Le preoccupazioni dei cittadini possono essere prese come delle minacce, ma come tutte le minacce, se le si guarda invece come delle opportunità, diventano degli elementi informativi utilissimi per costruire una discussione informata su quel tema su cui vogliamo creare maggiore consapevolezza e attraverso la consapevolezza ridurre le paure. Secondo elemento, la mancanza di fiducia. Molti dei vostri interventi hanno fatto riferimento alla fiducia, alla mancanza di fiducia, e avete ragione, perché la fiducia è il cuore del problema. Perché in Italia ci troviamo spesso di fronte a delle opposizioni quando si tratta di realizzare degli impianti, per esempio di gestione dei rifiuti, oppure degli impianti di generazione di energia, persino l'energia rinnovabile o autostrade, ferrovie, qualunque opera che sia di interesse pubblico ma che ha un impatto su una comunità definita. E perché invece in Austria, in Germania, in altri paesi questa opposizione si esprime in modo, non è che non si esprima, ma si esprime in modo diverso? Forse perché in Italia, in molte parti d'Italia, non dico ovunque, ma in alcune parti più che in altre, la mancanza di fiducia nelle scelte pubbliche ha una storia e è un dato del contesto in cui operiamo. Non è che noi possiamo far finta che la mancanza di fiducia non ci sia. Quando in una relazione manca la fiducia, bisogna ricostruirla, altrimenti la relazione scoppia. Nella relazione con i cittadini, quando si fanno delle proposte che sono nuove, che sono poco conosciute o meno conosciute di altre, bisogna ricostruire questo rapporto di fiducia. E questo è un dato del metodo. Come si costruisce la fiducia? Si costruisce, per esempio, costruendo un assetto di conversazione che sia bilanciato, in cui tutti i punti di vista abbiano spazio, pari spazio di espressione e di confronto. Come si costruisce uno spazio bilanciato? Deve essere gestito da un soggetto indipendente. I mediatori devono essere figure, mediatori di una conversazione pubblica, anche se fossero non dei mediatori professionisti, ma per esempio
degli amministratori devono per forza assumere un ruolo super partes, che si potrebbe identificare con la parola indipendente dai punti di vista in campo. Luigi Bobbio, che era il mio maestro, usava un termine, secondo me, molto più interessante, equivicino, non equidistante dagli interessi in campo, capace di portare tutti gli interessi nell'arena dell'informazione. Un terzo elemento che è fondamentale per costruire la fiducia, e anche di questo ne avete già parlato, è che i dati siano trattati con un metodo, questo gli mediatori americani lo chiamano joint fact finding, cioè facciamo in modo di trovare un'area comune nella lettura dei dati. Sappiamo bene tutti che ai dati si può far dire un po' quello che si vuole a seconda di come vengono presentati, è importante invece arrivare a isolare dei dati che sono condivisi da tutti, in modo che da quelli si faccia poi un passo davanti nelle valutazioni dei rischi, delle opportunità. Quarto e ultimo principio dei metodi che si utilizzano, e poi ce ne sono moltissimi, no? Possiamo pensare al dibattito pubblico sulle grandi opere, ne abbiamo terminato venerdì 1 sulla diga foranea del porto di Genova, ma anche a Bologna è stato fatto un dibattito pubblico sul passante autostradale, ma ci sono anche tanti altri metodi che fanno parte del consensus building. Ultimo elemento, dicevo, secondo me, e questa è un'accezione personale, questa discussione informata e bilanciata deve essere limitata nel tempo. Il dibattito pubblico è uno strumento particolarmente interessante perché dura poco, è molto intenso e diventa una sorta di catalizzatore della discussione che obbliga un po' tutti gli attori a concentrarsi sulla sostanza degli argomenti e lasciar perdere le polemiche sterili, perché in poco tempo non si fa campagna elettorale. In poco tempo si deve puntare sulle questioni di sostanza. Ecco, io credo che questi sono un po' i principi che costituiscono l'architettura di una buona discussione informata, e i tanti casi positivi ci dicono che molto spesso una buona discussione informata riesce a disintermediare certe posizioni che possono essere o estremamente a favore o estremamente contro, ma magari, come dire, un po' ideologiche, un po' precostituite, e aiutano ad arrivare a dei contesti di rassicurazione, di creazione di una consapevolezza comune, che permettono poi di affrontare i temi con molta più serenità. Vorrei concludere con un'esperienza che mi ha visto, come dire, protagonista in quanto commissario di governo sul Terzo Valico, che è una grande opera ferroviaria in cui avevamo il grande tema dell'amianto. Poi l'amianto oltretutto è sicuramente letale per inalazione, non è un'ipotesi che l'amianto sia letale, per inalazione l'amianto uccide, e in quella sessione, in quel processo abbiamo realizzato una sorta di dibattito pubblico sul tema della gestione dell'amianto nelle terre da scavo, che ha portato la discussione pubblica in soli 2 mesi a cambiare radicalmente segno, da una discussione sui social media e sui media che era completamente governata dalla paura e dall'allarmismo, a una discussione basata sull'informazione. E qui anch'io ribadisco l'importanza del coinvolgimento degli enti locali di controllo, in cui i protagonisti erano proprio l'ARPA, le province, le ASL, cioè i soggetti che sono già chiamati a far rispettare i limiti nella gestione, in quel caso dell'amianto, ma anche l'elettromagnetismo. Cioè, ricordiamoci che le nostre istituzioni pubbliche sono lì per fare questi controlli, e a mio avviso molto spesso non sono adeguatamente valorizzate nel lavoro che svolgono. Ecco, in quel caso è un caso di successo, perché siamo riusciti a sostanzialmente azzerare il problema, pur gestendo un cantiere di 6 miliardi e 2 di euro che scavava in una delle aree più amiantifere al mondo, neanche del paese. Se si guarda la mappa dell'amianto mondiale, l'Alessandrino, dove c'è oltretutto la fabbrica dell'Eternit che tutti conoscete di Casale Monferrato, è una delle zone dove c'è più amianto. Quindi non è che i rischi si possono eliminare, ma si possono gestire con metodi che tutelano la salute e l'ambiente, e con una comunicazione trasparente. Io mi fermo qui, poi se ci sono delle domande rispondo volentieri. Grazie a Yolanda.
Non ci saranno domande, nel senso che non ne abbiamo previste, perché noi stiamo andando verso la conclusione dell'incontro. Sono solo in grado di dirvi che il pubblico, diciamo, chi assiste è contento, perché è sempre lì, ci stanno seguendo tutti quanti. Un solo commento, diciamo, è arrivato, ma non è una domanda, è semplicemente un apprezzamento per il lavoro che sul tema sta facendo Enza Bruno Bossio. E lo dico perché mi è arrivato questo commento, ma io lo estendo anche a Giorgio Mulet, ma non per par condicio, diciamo, ma perché anche Giorgio sulla tematica, diciamo, è impegnato molto positivamente. Adesso devo scegliere loro due. Chi facciamo parlare per primo, Giorgio o Enza? No, la signora Bruno Bossio. La signora Enza, la parola a te. Poi andiamo con Giorgio Mulet e poi Michelangelo Zurigo conclude di tutto. Prego. Va bene, sarò molto veloce. Vi ringrazio, ti ringrazio Claudio. Tra l'altro è vero che con Giorgio Mulet e con tutti gli altri colleghi della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, sia prima del governo Draghi, già lavoravamo insieme, diciamo, su queste tematiche. E devo dire che sono in parte d'accordo sul fatto che bisogna ridurre la paura con la fiducia, anche se alcune iniziative normative che abbiamo fatto probabilmente sono state per certi versi più efficaci, purtroppo, anche della comunicazione. Io vorrei brevemente ricordare che a ottobre 2019 ci siamo trovati in aula una mozione della deputata Cunial che sostanzialmente era una sfilza di bufale sul 5G e su quanto questa tecnologia creasse dei problemi, il cancro, le onde elettromagnetiche. Non c'era ancora il Covid. E tra l'altro poi è stato introdotto successivamente il fatto che il 5G provocasse anche il Covid. Quindi voglio dire, queste bufale noi le abbiamo dovute fermare in aula con una mozione che anche a mia prima firma, in cui abbiamo chiesto al governo, visto che stavano aumentando proprio su pressione dei cittadini e di contro con gli amministratori, come sa bene Marco Bussone, non particolarmente informati, una serie di iniziative a livello comunale che sostanzialmente stavano bloccando l'installazione delle antenne. E la norma è stata inserita poi nel decreto semplificazioni e devo dire che da quel momento sono diminuite moltissimo, diciamo, le iniziative contro il 5G. Detto questo, sono d'accordo però che il tema della narrazione positiva deve essere fatto. E probabilmente deve essere fatto anche il rapporto sia con gli amministratori che con i cittadini. Ma è anche complicato, per esempio, sui social e non solo sui social fare questa narrazione, perché nel momento in cui tu hai tutti gli istituti scientifici che continuano a ripetere che non c'è un problema, diciamo così, di onde elettromagnetiche specifiche per quel che riguarda il 5G, ma sostanzialmente anche per certi versi l'installazione di tante piccole antenne con una posizione 1-1 diminuisce addirittura il rischio, diciamo, delle onde elettromagnetiche. Nonostante, diciamo, questa cosa l'abbiamo detta, l'hanno detta grandi istituti, dall'Istituto Superiore di Sanità anche agli istituti di ricerca contro il cancro, diventava comunque difficile far passare questa informazione. Io credo che da quando, diciamo, in qualche misura i sindaci sono stati aiutati anche dalla legge a andare nella direzione, diciamo, di evitare che ci fossero questi divieti, via via molti sindaci che si erano espressi un anno fa contro il 5G, oggi le ragioni che io gli portavo nei mesi passati, oggi finalmente incominciano a riconoscerle. E devo dare atto che l'iniziativa di Marco Bussone, ma anche di Antonio De Caro, come ANCI, sono state molto importanti ed efficaci. Dopodiché, secondo me, in questo momento dobbiamo passare veramente alla fase 2, che è la battaglia che stiamo facendo e l'iniziativa che stiamo facendo, discutendo del PNRR, cioè come fare in modo che ci sia invece ancora una maggiore diffusione del 5G,
facendo capire quali sono invece i benefici, cioè basta parlare del fatto che non farlo fanno male, io lo darei per scontato, cercare di far capire quali sono i benefici. Il digital divide senza una piena diffusione del 5G non sarà mai superato, perché il problema non è più nemmeno un problema di infrastrutture fisiche, ma è un problema di connettività. E spesso ci sono zone in cui questa connettività non può essere garantita, se non attraverso l'FWA e anche poi il 5G. Il 5G non è una tecnologia come le altre, è una tecnologia che è veloce, molto veloce, di bassa latenza, che quindi abilita le innovazioni più importanti che sono l'internet delle cose, cioè per esempio i monitoraggi dei ponti, del problemi dei disastri ambientali e di tutto il resto, o nel caso anche della telemedicina. Quindi io credo che oggi, ed è questo quello che ci siamo ripromessi di fare in queste settimane, in cui dobbiamo esprimere anche il parere sul PNRR che ha presentato il governo e che poi dovrà rivedere questo nuovo governo, è di dire che dobbiamo spingere molto di più sulla diffusione del 5G, anche perché è l'unico indicatore in cui siamo primi praticamente o secondi in Europa, l'unico indicatore d'ESI, e questo, diciamo, vantaggio competitivo non lo possiamo perdere. Grazie. Grazie, grazie a te, Enza. Era il signor Biagio, chiedo scusa, ho recuperato il nome, Biagio Meratti, che apprezzava Enza Bruno Bossio per il lavoro che fa sul tema. C'è un altro signore, adesso la parola a Giorgio Murese, si chiama Paolo Gerli, e che fa una domanda che ha già avuto parzialmente risposta, ma adesso fornisco l'assist a Giorgio Mulè, cioè: a vostro avviso quanto hanno pesato le fake news sui social media nel diffondere il clima di sfiducia contro il 5G? Domanda di chi ci ascolta, a risposta a Giorgio Mulè. Allora, grazie a tutti, perché insomma ho preso molti appunti, nel senso che ho ritrovato in quello che è stato detto in questo incontro tante delle cose che si sono dette. Beh, innanzitutto io vi parlo dalla Camera dei Deputati, dove in teoria, forse anche in pratica, dovrebbe esserci una delle connessioni migliori al mondo, una delle quelle connessioni che fanno tremare l'universo. Invece ogni tanto sul video appare la scritta che la connessione è instabile, che la connessione non va bene. Figurarsi nelle aree bianche, che diceva prima Bussone, nei comuni di montagna dove non arriva neanche il 5G. Allora c'è uno iato tra quello di cui parliamo e quello che viviamo, che è uno iato, qualcuno diceva prima, l'ansia della democrazia. Qui c'è un'ansia totale legata a segnali e connessioni che ancora non ci sono. L'elettromagnetismo fa il paio con alcune parole: occultismo, esoterismo, i buchi neri, per cui c'è un problema di ignoranza, c'è un problema di alfabetizzazione digitale. Guardate, io penso che, per dare anche la domanda, rispondere alla domanda di Claudio, noi abbiamo una prima necessità: una buona discussione informata, come diceva prima la dottoressa Romano, si fa soltanto se culturalmente sei preparato. Per preparare culturalmente è da fare un percorso che sia ancora parte dall'ortografia digitale, non dalla sintassi, dall'ortografia. È una strada lunghissima. Dobbiamo recuperare, avere l'umiltà di andare indietro, come si fece negli anni 50 il maestro Manzi. Si metteva la lavagna con un mezzo nuovo che era la televisione, e da lì avviò all'alfabetizzazione tante migliaia, centinaia di migliaia di persone, che peraltro dopo quell'epoca scoprirono anche le scuole serali, scoprirono anche il dovere di alfabetizzarsi. Guardate che oggi un cinquantenne, anche se ne dimostro 30 come me, ha problemi, ed è umiliante per chi ha poco più di 50 anni rivolgersi al nipote o alla figlia per apprendere i rudimenti del digitale. Con grande umiltà, attraverso ad esempio il Recovery Fund, noi abbiamo l'obbligo di intraprendere un percorso che è di formazione basilare ed elementare per la popolazione e di formazione di skill professionali per altri ambiti, che riguardano tutto all'interno del 5G, perché non diventino il buco nero. È un problema psicologico, lo diceva benissimo il professor Falciasecca prima, è un problema irrazionale, bisogna lavorare sulle suggestioni, cioè il 5G non fa male alla salute, ma fa bene al presente e al futuro. Allora un ruolo deve avere sicuramente
la TV pubblica, il servizio pubblico, lo devono avere tutti quei soggetti, anche privati, soprattutto privati, che dal 5G ne trarranno e ne traggono un enorme beneficio perché reinventeranno il modo di comunicare. Le competenze, ad esempio, sono fondamentali e ancora una volta innestano anche sul 5G un nuovo modo di interpretare mestieri molto indietro nel tempo alla luce delle nuove tecnologie, ma li devi formare, li devi mettere in grado di utilizzare ed essere master oriented su quello che significa 5G. Sulle fake news, le fake news sono il principale nemico non del 5G, sono il principale nemico della società moderna, che essendo, ahimè, fortemente asina, perdonatemi il termine, da un punto di vista proprio strutturale, la mancanza e la mancanza di sete di informazioni porta molti a fare copia e incolla di poche righe prese da Facebook o da internet per portarli a sapere assoluto. Ancora una volta, la responsabilità è dei decisori, di quelli che devono mettere un cammino pedagogico, passatemi il termine, anche su questo campo. Verissimo il dibattito pubblico, straordinaria l'esperienza fatta sul Terzo Valico, 2 mesi per ricordare. Ci sono altre esperienze altrettanto brevi, ricordo la Gronda di Genova, la prima esperienza in Italia di débat public sulla maniera francese, durato anche lì da febbraio ad aprile del 2009. Cioè, noi a oggi non abbiamo la prima pietra dopo 12 anni dalla consultazione pubblica e dal dibattito pubblico sulla Gronda di Genova. Questo per dire che benissimo, se però, ancora una volta, è su di noi, parla suocera perché nuora, me stesso intenda, il processo decisionale sia parallelo rispetto agli altri processi, viceversa, noi non andremo da nessuna parte. Cioè, se ancora oggi noi discutiamo delle ordinanze del comune di Pretola o dei comuni di Sesto Fiorentino che decidono in autonomia che l'antenna 5G non va bene, con ordinanza comunale poi impugnata, strempugnata, e quindi noi dobbiamo poi firmati alla Camera per trovare la modalità per superare, ci vuole chiarezza. Allora, primo, cultura e acculturamento dal punto di vista dell'alfabetizzazione digitale. Secondo, parallelamente, la fine di un'infrastruttura, quindi il completamento di un'infrastruttura che soltanto quando sarà davvero connessa, senza più la vergogna, perché di vergogna si tratta, delle aree bianche, o la vergogna, perché di vergogna si tratta di collegamenti che si interrompono. Chiunque di voi prende il treno. Ancora noi su treni abbiamo connessioni che sono al 60% di casi instabili, al 40% inesistenti. Fate la Reggio Calabria a Milano. Io faccio, come dire, quei treni tra Salerno, Milano, Roma, Firenze e Genova, ed è un terno all'otto. Nel momento in cui non si può viaggiare sugli aerei, i treni diventano un modo per lavorare, ma non sono un modo di lavorare. Peraltro con la modalità dei treni, e finisco perché sto parlando troppo, che sono ancora in una modalità che ovviamente precede il lavoro sul treno, per cui hai le carrozze dove c'è, scusate il francesismo, un casino assoluto dove non si capisce nulla, le carrozze dove non puoi parlare perché c'è l'area silenzio. E allora bisogna ripensare l'ecosistema in cui viviamo. È stato bellissimo parlare di 5G e vedere come anche noi l'abbiamo declinato politicamente sulla sanità digitale, sulla scuola, sulla space economy che ricambia e reinventa l'agricoltura, il turismo, la pesca, reinventa tutto. Peccato che abbiamo pensato al software mentre dovevamo pensare all'hardware. Non abbiamo pensato all'hardware perché, vi ripeto, a mio giudizio c'è questo enorme, infinito culturale che parte dalla fake news e arriva alla mancanza di news su 5G. Non so se ho risposto, però vi ringrazio davvero perché anche questo dibattito mi ha arricchito e non poco in questa vicenda. Grazie. Grazie Giorgio, grazie a Giorgio, grazie a tutti quanti voi. Adesso il nostro maestro Manzi, ecco, facciamo così, Michelangelo Suigo lo nominiamo maestro Manzi, diciamo, di questa grande opera di acculturazione che va fatta sui benefici del 5G. Il nostro maestro Manzi conclude questo incontro. Prego, Michelangelo.
È chiaro che Claudio nel dire queste parole qua dimostra di non essere né ottimista, anzi molto ottimista, ma poco razionale. Che è di tutta evidenza che, diciamo, il paragone non reggerebbe nemmeno un secondo. Ma non ho assolutamente la pretesa di fare conclusioni, ma provo ad unire alcuni puntini degli interventi molto molto importanti, molto utili, veramente di tutti coloro che mi hanno preceduto. E, mi è piaciuto, tra le tantissime cose, e attingo subito dall'ultimo intervento di Giorgio Mulè, software e hardware. Volendo provare a sintetizzare in tre hashtag il software, direi fiducia, responsabilità e razionalità sono le cose di cui abbiamo bisogno. Passando all'hardware, questo e quindi queste tre cose si ottengono e si possono ottenere, si possono meglio qualificare solo grazie alla scienza, alla centralità della scienza con la S maiuscola e alla centralità dell'informazione. Senza questi due strumenti di hardware fondamentali è chiaro che poi prevale esattamente tutto il resto, prevalgono le fake news. L'Italia non si può più permettere, soprattutto nel contesto che stiamo vivendo, non solo il sistema economico globale sempre più digitalizzato, ma ovviamente anche la fase pandemica che ha evidenziato la estrema urgenza e necessità di essere davvero infrastrutturati in maniera avanzata e adeguata alle esigenze. L'Italia non si può permettere un autosabotaggio con fake news e disinformazioni sul 5G, ma non solo sul 5G, come diceva bene Giorgio prima. Il 5G, la rilevanza è stato sottolineato da tutti. Anche diciamo recentemente veniva anche sottolineato nel piano Colao, non più tardi del giugno del 2020. In questo senso le fake news danneggiano in primo luogo l'economia italiana, l'intera economia. Certo che essendo il 5G la tecnologia per la ripartenza del nostro paese, bisogna ovviamente essere molto molto attenti ed evitare che si possa affossare questa ripartenza non consentendo lo sviluppo adeguato di questa tecnologia. Mi piace citare un dato. Si fa spesso riferimento alla rilevanza, all'importanza della vita digitale di ciascuno di noi, no? E secondo alcune stime, alcuni calcoli, se si dovesse trovare un luogo fisico nel quale contenere la vita digitale di 60 milioni di italiani adesso, e sappiamo che la vita digitale è abbastanza breve, almeno non più di forse 30 anni, avremo bisogno di un data center grande quanto 2500 campi di calcio, cioè circa 5300 colossei. Ecco, iniziamo a pensare che magari il 5G può aiutarci anche nella vita digitale di ciascuno di noi e ci può supportare in tutto questo. Iniziamo a pensare alle cose di cui ci parlava sicuramente Yolanda Romano, ma l'assessore Lombardo, Enza, Bruno Bossio, ma tanti altri. Cosa possiamo fare per coinvolgere le comunità locali? L'assessore Lombardo ce l'ha raccontato, no? Ci ha portato una testimonianza, un'esperienza di vita vissuta, fatta di incontri con la cittadinanza, di cui ci ha raccontato anche il professor Falciasecca, ma soprattutto di programmazione, di coinvolgimento, di informazione. Ecco, lavorare sulla consapevolezza del miglioramento della qualità della vita dei cittadini grazie all'utilizzo del 5G. Lavorare sull'informazione, magari utilizzando anche un po' di più o un po' meglio il servizio pubblico, diffondendo
cultura e informazione sui vantaggi per le imprese, per i cittadini, raccontando, spiegando, illustrando, promuovendo iniziative anche a livello locale e territoriale per sensibilizzare rispetto a quanto di utile e come può cambiare in positivo la vita dei singoli cittadini e delle imprese. Se si inizia a fare questo, probabilmente si inverte un po' il trend. Poi non dimentichiamo che, ce lo diceva il professor Falciasecchi in apertura, dovremmo lavorare anche su altri due o tre cosucce. Ad esempio, l'Italia è il paese nel quale il limite di emissione elettromagnetica relativo alla telecomunicazioni mobili e quindi anche al 5G, ma bisogna ricordare che non c'è differenza tra 5G e 4G da questo punto di vista, ebbene, è l'Italia il paese con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici più bassi al mondo. Sempre Piano Colao diceva nella sua scheda la numero 27, è necessario e urgente adeguare i limiti a quelli previsti dalla normativa europea, previsti dall'ICNIRP, come diceva il professor Falciasecca, ricordiamolo, quei limiti parlano di 61 volt su metro, in Italia sono 6 volt su metro, in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna sono 61 volt su metro, così come ha previsto la Commissione europea, grazie a studi scientifici fatti appunto, realizzati dall'ICNIRP, quindi da un'organizzazione indipendente, terza, imparziale, che ha già, secondo logiche precauzionali, previsto dei limiti estremamente prudenziali per la tutela della salute umana. Secondo aspetto, si è parlato giustamente di semplificazione normativa, lo diceva Marco Bussone, ne parlava anche Enza, Bruno Bossio, citando dei casi, delle situazioni assolutamente virtuose di collaborazione tra realtà territoriali, tra giustamente veniva richiamato anche l'importante fatto che, per esempio, in commissione TLC alla Camera c'è da sempre, da prima del governo Draghi, c'è un clima fattivo di collaborazione, di produzione positiva, di tentativo di superamento di ostacoli. Bene, due esempi velocissimi. Primo esempio, questo weekend è stato licenziato dalle commissioni della Camera il decreto mille proroghe. Era stato presentato un emendamento che andava nella direzione di semplificare la realizzazione delle infrastrutture digitali per situazioni emergenziali, quindi per digitalizzare scuole e ospedali. Ebbene, questo emendamento è stato approvato sicuramente, ma è stato approvato con una riformulazione che fa salve tutta una serie di limiti e di possibilità di intervento da parte delle sovrintendenze nei casi in cui ci siano dei vincoli su queste realtà. È di tutta evidenza che l'80% delle scuole e degli ospedali sono sottoposti a vincoli da parte di sovrintendenze. Quindi anche qui è difficile riuscire, no, a superare un certo, come dire, guardare molto spesso e molto più del dovuto agli aspetti, se vogliamo, più burocratici, a discapito invece della possibilità di evolvere e della possibilità di digitalizzare sempre più e sempre meglio il nostro paese e le nostre infrastrutture. Secondo esempio, un caso anche qui di vita vissuta, immaginate lungo il treno ad alta velocità in una campagna, in una provincia della Campania, quindi stiamo parlando di un territorio assolutamente privo di abitazioni, privo di città, comuni, eccetera, e altre bellezze naturali, nostra idea di
realizzare e di installare una torre completamente in legno, quindi che una torre completamente green, che decisamente sostenibile, che si integrava pienamente al meglio in quel contesto, ebbene, dopo aver ottenuto una serie di autorizzazioni dalle varie realtà preposte, una delle tante sovrintendenze ci dice no, però invece di farla in legno, perché non la realizzate come un traliccio, per esempio, in acciaio, come un traliccio dell'energia elettrica, perché lì ci sono altri tralicci, quindi fatelo in quella maniera. Quindi sono cose che fanno sorridere, ma purtroppo sono cose che accadono puntualmente, che sarebbe il caso che non accadessero più. Riduzione della conflittualità, informazione, centralità della scienza. Questi, a mio modo di vedere, a modo di vedere di Inuit, sono i punti dai quali partire nel coinvolgimento del territorio, nel coinvolgimento di tutti gli stakeholder per superare una situazione che altrimenti rischia davvero di essere controproducente per la possibilità di ripartenza della nostra economia. Grazie ancora Claudio, grazie a tutti. Signori, grazie a tutti voi, soprattutto a chi ci ha seguito naturalmente, voi siete stati perfetti, voi ospiti e relatori. Ai prossimi appuntamenti, ci saranno tanti appuntamenti di media, che parleremo appunto di salute, di smart cities, di turismo, eccetera, di tutte le declinazioni di questa tecnologia, prossimamente su questi schermi, come si diceva una volta. Grazie ancora a tutti, arrivederci, ciao, buonasera. Ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti. Arrivederci. Grazie.